E ecco, mi dice un pochino come sei arrivata a quelli che abbiamo chiamato, mi pare, gli interventi. È brutto che dico mi pare, non leggo il libro da un po' di tempo, l'ho fatto mio. Gli interventi fondamentali del tuo modello, che sono il fatto di intervenire ogni volta come se fosse la prima, poi magari li spieghiamo un po' più nel dettaglio, tagliare le raccomandazioni preventive, evitare un tipo di convincimento, poi aprire una prospettiva positiva. Come sei arrivata a formulare questi quattro interventi? Allora, queste erano in assoluto, cioè sono emerso che erano in assoluto le tentate soluzioni disfunzionali, cioè quelle a cui queste indicazioni rispondono, più frequenti. Cioè, con i bambini e i ragazzi, che cosa succedeva? Avevo genitori che su diversi problemi, no? Che noi poi abbiamo elencato, proprio illustrandoli attraverso, noi abbiamo usato i 10 poi nel libro, sì. Però su tantissimi problemi, i più disparati, che fossero dei comportamenti alimentari, piuttosto che del comportamento sociale, piuttosto dello studio, che cosa succedeva? Che i genitori e gli insegnanti, tendenzialmente, adesso generalizzando però un po' questo, avevano questo tipo di comportamenti, cioè si mettono a sgridare i bambini, a ripetere mille volte le stesse cose, ci sono queste formule tanto care a tutti gli adulti, ma perché fai così? Ma non è possibile, te lo richiedo, l'ho chiesto mille volte, cioè, e questo era quello che i genitori mi chiedevano, perché noi sappiamo da bravi terapeuti brevi che prima di tutto, prima di intervenire, cerchiamo di comprendere la situazione, quindi chiediamo anche qual è il problema, cosa è stato fatto finora per affrontare e risolvere il problema, e questo veniva, no? Lo sveglio, lo metto in castigo, reitero, piuttosto che le ho provate tutte. Quindi mi ritrovavo per interrompere le tentate soluzioni disfunzionali a dare queste indicazioni. Quindi l'idea era che, e poi anche vedendo, perché poi osservavo nella classe, ho una certa esperienza anche con i bambini, ho lavorato anche in un centro alternativo alla prigione in Francia, cosa faceva l'educatore? Cioè, ero sempre sconcertata dal fatto che magari accadeva qualcosa di positivo e questo veniva totalmente vanificato per l'etichetta che gli si mette, ecco, vedi, ieri hai fatto quello, ma vedi che sei sempre il solito. Quindi questi tipi di formule che con le migliori intenzioni gli adulti tentano di come dire, formulare per risolvere il problema, in realtà lo peggiorano, lo cronicizzano. La necessità era spiegare, illustrare agli adulti come interrompere queste risposte, costruire anche delle alternative, però la prima cosa è interrompere le risposte. Come renderlo, come dire, facile da ricordare, da fare, e sono venute fuori un po' queste etichette, che intervenire ogni volta come se fosse la prima volta significa puntare ad evitare proprio tutte quelle formule del fai sempre così, sei sempre lo stesso, cioè e sei, sarai, come dire, sfadato, indisciplinato e tutto quello che può essere su qualsiasi problema. E questo, poi tagliare le raccomandazioni preventive, questo perché in alcuni tipi di problema, cioè il mi raccomando, non fare così, mi raccomando, ricordando sempre il problema, e pensiamo ai bambini del mi raccomando non andare nella pozzanghera, e i miei piccoli lo fanno, cioè se manco l'avevano vista la vedranno, ci andranno dentro, e quindi questo è un po' una trappola del mi raccomando, perché tra l'altro la maggior parte delle volte non funziona. E anche qualora funzionasse, poi il merito di chi è? Del bambino che mi raccomando porta tutti i libri a casa, perché li dimentichi sempre, quella volta li porta, ah, bene, hai fatto come ti ho detto, quindi è merito mio, merito del bambino, vanifica tutti gli sforzi che si fanno per migliorare la situazione. Questo sto semplificando al massimo, facendo esempi banali per capire, e poi evitare ogni tentativo di convincimento, perché
oltre ad assistere al parco giochi, quando si porta le bambine, quando porta mia figlia, queste scene, dai su andiamo perché è tardi, e il bambino pensa ai fatti suoi, per cercare di convincere, non può funzionare, perché per un tuo argomento il bambino, ma voglio dire chiunque, ne ha mille dei suoi validi. L'idea è che non convinci un bambino che si sta meglio a casa perché è ora di cena, devi dirgli guarda, anche se si sta meglio al parco bisogna andare. Quindi giusto. L'accordo sul comportamento non arriva attraverso un convincimento di intenti, ecco, diciamo che anzi è qualcosa che poi fa pesare la relazione in maniera importante, no? Perché poi si diventa litigiosi, il clima familiare ne risente, e quindi anche questo era un altro modo per interrompere quel tipo di risposte che era ribattere, controbattere, argomentare, controargomentare, e poi ci aprire una prospettiva positiva, che è proprio il, come dire, il bravo in più al giorno, o anche di poter immaginare che le cose cambieranno. Noi sappiamo anche da ipnotisti che è molto importante immaginarsi qualcosa di diverso, la possibilità che le cose vadano meglio, e quindi poi questo aprire una prospettiva positiva viene, come dire, poi declinato in tanti modi molto concreti, andando incontro al linguaggio della famiglia, come la famiglia lo può fare. Solo una parola sul fatto che dicevi tu che l'intervento può essere utilizzato davvero in molteplici situazioni, perché comunque come primo effetto c'è un miglioramento del clima relazionale sempre. Quindi già questo crea una base favorevole al cambiamento. Mm-hmm. Poi a volte basta, perché il comportamento che, su cui vogliamo lavorare rientra. A volte non basta, ma diventa, come dire, secondo me, una condizione fondamentale per poi costruire qualsiasi altro tipo di intervento. Ok, sì, è quello che riesco. È chiaro? Molto. Tu hai una capacità, ripeto, di chiarezza estrema, trasuda dal libro, ma anche da quello che fai, gli interventi che fai. Mi ricordo quando siamo andati a Berlino a presentare, la prima presentazione l'abbiamo fatta a Berlino, non in Italia, e c'era un bel po' di gente, mi ricordo con molto piacere l'estrema chiarezza che veniva. Io quando ti sento parlare imparo, quindi prenderei appunti. Senti, ti chiedo una cosa in proposito, che apre un pochino, non parte una parentesi, però in realtà rientra su questo discorso, perché partendo proprio dal evitare ogni tentativo di convincimento, questo io vedo anche bambini, adolescenti, ripeto, questo mi ha aiutato tantissimo, però non sono di certo specializzato su quello, non è il mio focus primario, anche seppure ci lavoro, quindi chiedo invece a te, che hai una esperienza più che decennale sull'argomento e focalizzata molto su quello, l'idea è che evitare ogni tentativo di convincimento sia un intervento che è proprio calzante, per dire complementare con un sistema educativo attuale, italiano e non solo italiano in realtà, c'è un sistema educativo che invece tende ad eccedere nel permissivismo, nella democrazia familiare, laddove poi si tende a dare un potere ai figli che gli è improprio, che non saprebbero gestire, mischiare dei ruoli che invece è bene che vengano tenuti in modo separato. Io ogni tanto faccio un esempio con i miei clienti, perché vedo che viene compreso, dico, sapete, i gatti hanno l'istinto, per tutti gli animali, a giocare per conto loro, ma non hanno l'istinto a regolarsi i micini piccoli, e quando esagerano la mamma cosa fa? Pah, li blocca, e quello è un messaggio per dirgli ti devi fermare qua, e loro imparano ad autoregolarsi su questo, no?
E a volte invece utilizziamo magari dei canali sbagliati, perché spieghiamo razionalmente delle cose ai bambini che giustamente non hanno la capacità di comprendere quel livello di complessità. Mi dai una qualche tua opinione su questo, sul metodo educativo che va ora, su cosa secondo te non funziona, come reagiscono i genitori quando qualcuno magari anche... Aggiungo io questo aggettivo perché io ho questa impressione da parte dei genitori, finalmente gli dice: guarda che puoi anche dire a tuo figlio, come dici tu, mi dispiace che ti senti così, però si fa come dico io in questa occasione. Guarda, io credo che la cosa più difficile per un genitore, magari cresciuto con un altro tipo di educazione, ma non è detto, insomma, una delle cose più difficili per i genitori è scontentare i propri figli. È molto impegnativo, anche perché facciamo delle vite molto impegnative, cioè siamo stressatissimi per lo più, e quindi è come se nel nostro ideale di famiglia del mulino bianco, quando si avesse a che fare con i figli, quanto sarebbe bello andare tutti d'amore d'accordo, sorridere sempre e appunto al parco, quando io dico a mio figlio cinquenne o decenne, ma anche più piccino, dai su andiamo che mamma deve preparare la cena, sarebbe bellissimo che il bambino si dice sì mamma, tanto ho giocato già abbastanza, andiamo, saremmo molto rilassati, tranquilli, peccato che però cioè, un individuo che fa così è un individuo dotato di una certa maturità, forse ci avrebbe 30 anni e non 5, e qui però ci sarebbe un accordo sereno. Purtroppo non è così. La sfida, secondo me, educativa è proprio consiste nell'accettare di scontentare i figli. È una fatica estrema, secondo me, perché li si deve un po' scontentare anche su delle piccole cose. Se appunto partiamo dal presupposto che non si può accedere solo al piacere, cioè magari tutti noi potremmo comprare quasi tutto se non tutti i nostri figli, potremmo farli giocare ore e gli meriterebbe tutto un capitolo diverso ai giochi elettronici, tanto a me cosa ci cambia, basta che sia contento. Peccato che quell'accontentare potrebbe, come dire, contraddire pesantemente quello che poi è rendere un bambino felice, cioè felice significa renderlo capace di muoversi in una realtà in maniera autonoma. Noi dobbiamo educare, cioè dare dei limiti, quei limiti costano la fatica del dire no. Quindi all'arrivare ad accettare che tuo figlio, come dire, dentro possa ribellarsi e non essere d'accordo con te, no? E tu gli imponi però un limite, che è quello poi che fa parte del protocollo, cioè accettare, cioè evitare il tentativo di convincimento a fare o pensare diversamente. Cioè l'idea è, tuo figlio può continuare a pensare quanto è bello giocare alla PlayStation o che quanto è falloso andare a scuola, quindi non cercherò di convincerlo ora contraddicendo quello che lui sente e pensa, che la scuola è bellissima, gli sarà d'aiuto per un domani, perché se non ha voglia di studiare in quel momento, cioè non ha voglia, io devo dirgli che se non hai voglia lo devi fare. Allora non voglio neanche argomentare su quanto è perché è importante per te, lo devi fare perché te lo dico io, perché io devo fare il mio lavoro di genitore. Giusto. E talvolta chiudiamo così. È pesante ogni tanto che nostro figlio ci tenga il muso perché l'abbiamo scontentato. Quello è il lavoro di genitore, con qualche accortezza anche presentata nel libro, ma che dovrebbe fare oggetto di un approfondimento magari prossimo. Cioè, lì interveniamo con il magico, quello che mi piace chiamare il magico potere del mi dispiace. È fantastico. Poter dire, no? Mi dispiace, hai ragione che ti infastidisco così, mi dispiace, non vorrei, ma devo. E questo crea una vicinanza emotiva che è diversa da quello che poteva essere l'autoritarismo dell'educazione, insomma, dell'altro, di due secoli fa o dell'altro secolo, no? Di ah, è così e ti deve anche piacere. No, vediamo questa nuance, piacerti.
però sono obbligata a scontentarti, e oggi c'è tanta necessità appunto di porre dei limiti, no? Lo sappiamo per i videogiochi, ad esempio, è importantissimo, è faticoso, ma credo che è il nostro dovere di genitori e di educatori, se no il tutto è possibile, e il tutto è possibile al di là che porta dei danni, perché come dicevi tu ci si impara ad autoregolare, non ce l'abbiamo di default, no? Cioè, bisogna impararla questa cosa qua. Sono fortunati secondo me i bambini che hanno intorno dei genitori che sono capaci di scontentarli, è impegnativo, ma credo che sia la missione di un genitore, di un educatore.